chiamo Gianluca. Sono Anna. Mi chiamo Marianna. Sono Giulia. Sono Sonia. Sono Elena. Mi chiamo Daniel. Mi chiamo Stefano. Sono Giovan Battista. Sono Marco. Abbiamo scelto la forma dello sciopero della fame perché è una forma di protesta che non va a danneggiare nessuno se non noi stessi. Il messaggio deve essere pacifico, ma è urgente. O agiamo ora o non ci sarà più tempo. Secondo un rapporto della Banca Mondiale del 2018 saranno oltre 140 milioni gli sfollati per l'emergenza climatica ed ecologica. Dei 196 paesi che hanno firmato l'accordo di Parigi, nessuno sta rispettando i punti accordati. Ci dirigiamo verso la catastrofe, rischiamo il collasso degli ecosistemi, il collasso climatico e anche il collasso sociale. Ciò che sta venendo approvato in Europa non è sufficiente. Abbiamo bisogno di misure più drastiche e ce lo chiede la scienza, non siamo noi a dirlo. XR è un movimento caratterizzato dalla scelta dell'utilizzo della non violenza radicale. Le tre richieste di XR sono esattamente le stesse che portiamo avanti noi scioperanti della fame. La prima richiesta è dire la verità, ovvero ammettere che siamo in un'emergenza climatica ed ecologica e informare tutta la popolazione attraverso il supporto mediatico di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere in futuro. Agire di conseguenza, ovvero agire ora. Entro il 2025 vogliamo che venga portato allo zero netto l'emissione di gas clima alteranti. Vogliamo quindi che vengano istituite delle assemblee cittadine in cui questo processo, la transizione ecologica, venga discussa insieme e che il governo si lasci guidare dalle decisioni che vengono prese in queste assemblee cittadine, che saranno anche coadiuvate dal parere di esperti e di scientifici. Tutto quello che è stato fatto prima purtroppo non ha funzionato. Oggi siamo in un'emergenza 100 volte più grave di quella in cui eravamo 50 anni fa. Noi abbiamo immaginato una nuova strategia e lo sciopero della fame è parte di questa strategia. Il nostro corpo sarà il vostro orologio, non c'è più tempo.